prima di iniziare volevo ringraziarvi per il supporto che avete dato all'ultimo video che è stato pubblicato, quello riguardante lo Xiaomi Mi 9T. Ho visto che è piaciuto molto, è stato molto commentato, perciò ho pensato che potrebbe esservi utile anche questo video che parla delle cuffiette, sempre della casa Xiaomi o Redmi, che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Cuffie delle quali abbiamo fatto un'ampia recensione già su questo canale, perciò vi esorto magari a rivederlo se vi interessa, metterò il link da qualche parte sopra, sotto o nella descrizione. Oggi però volevamo un attimino risolvere alcune criticità che alcuni utenti hanno riscontrato riguardo a queste cuffiette, cioè la difficoltà in alcune circostanze a riuscire ad abbinare, sincronizzare la cuffia destra con la cuffia sinistra. Innanzitutto c'è da premettere che è un'eventualità che non capita spessissimo. Molto spesso può capitare o appena aperta la confezione, a causa del fatto che il prodotto forse si è scaricato eccessivamente, quindi ha perso appunto la connettività tra le due capsule auricolari, oppure può succedere se si utilizza di frequente un solo auricolare, l'auricolare destro, quello che è il master. Può succedere che dopo alcune volte possa perdere l'abbinamento con la cuffia sinistra. Non c'è da disperarsi, non è nulla di irrimediabile, nulla di irrisolvibile. Vi faccio vedere con pochissimi e brevi passaggi come poter ripristinare la compatibilità tra la cuffia destra e la cuffia sinistra, così da sincronizzarlo nuovamente con qualunque vostro dispositivo mobile. Miu, dai, su, sto registrando. Facciamo un po' i seri qua. Il gatto con gli stivali. Bestia! È facile comprendere quando le due cuffiette non sono più abbinate, perché una volta che andiamo a selezionare attraverso il nostro Bluetooth le nostre cuffiette, molto spesso succederà che non visualizzeremo più la scritta AirDots R, ma molto spesso al posto della R potremo trovare la L. Per fare questa procedura ci basterà soltanto avere a portata di mano con noi appunto il case con le cuffie al loro interno. La prima cosa da fare è prendere la cuffia destra e quindi estrarla dal case che ci è stato dato in dotazione. In questo modo la cuffia in automatico si accenderà e cercherà quindi un dispositivo Bluetooth. Prima cosa da fare è spegnere la cuffia, quindi tenere premuto il tasto fino a che la cuffia appunto non si spegnerà, mostrando un LED di colore rosso. Una volta spento, teniamo nuovamente premuto per una trentina di secondi più o meno, fino a che non vedremo lampeggiare in maniera alternata il LED di colore bianco e rosso. Una volta eseguito questo passaggio, possiamo posare su un tavolino la nostra cuffia destra. Fare la stessa identica procedura con la cuffia sinistra. La cuffia sinistra ovviamente si accenderà in automatico. Andiamo a premere quindi sul tasto in maniera prolungata fino a che non apparirà un LED rosso che indicherà lo spegnimento della cuffia. A questo punto rischiacciamo nuovamente sul tasto per una trentina di secondi fino a che i LED non saranno alternati e lampeggianti di colore rosso e bianco. A questo punto l'abbinamento tra le due cuffie dovrebbe essere eseguito. Per fare in modo che tutto vada a buon fine, riponiamo le cuffiette all'interno del case e le lasciamo per circa 5 secondi. Ed ecco qui che la procedura è conclusa. A questo punto possiamo riprendere le nostre cuffiette e verificare attraverso il nostro dispositivo che all'interno della sezione Bluetooth del nostro dispositivo appaia nuovamente la scritta Only My AirDots R. Una volta quindi eseguiti questi passaggi, potremo di nuovo avere le cuffiette correttamente abbinate e perfettamente funzionanti. Questa sarà la prova che la cuffia master, la cuffia destra, avrà di nuovo l'abbinamento con quella sinistra. E ovviamente non c'è prova migliore che goderci finalmente le nostre buone cuffie per ascoltare della buona musica o vederci i nostri contenuti multimediali in tranquillità e sfruttando la qualità di queste cuffie economiche. Se in qualche modo il video vi è stato utile, è inutile dirlo, ormai lo sappiamo, vi esorto a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e magari condividerlo a chi come voi sta avendo difficoltà con queste cuffiette. Vi ringrazio per l'attenzione
ci vediamo in un prossimo video.